Alright guys, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, a parte gli scherzi, a parte le cose che sto facendo, questa è un'altra storia, ve lo spiegherò in un altro video. Perché sono vestito in questo modo e perché potrei sembrare pazzo, ma non lo sono. Allora ragazzi, innanzitutto ho visto che molte persone che guardano i miei video non sono iscritte, quindi io vi prego di iscrivervi a questo canale, perché se volete vedere i miei video, io vedo iscritto per iscritto chi non è iscritto. Quindi vi consiglio vivamente di iscrivervi a questo canale, ok? Bene, adesso che ti sei iscritto e che hai attivato la campanella delle notifiche e anche lasciate un like a questo video, potrò iniziare con questo video, ok? Bene, allora, buongiorno a tutti. Intanto benvenuti alle persone nuove che entrano in questo canale. Non sono pazzo, ma sono Lorenzo Coral. Oh! Ed è il terzo lockdown che sto affrontando. Ah, nella mia agenda c'è scritto che è l'una un quarto di notte. Io faccio i video a quest'ora. Fatevi due domande: per quale motivo faccio i video a quest'ora? Benissimo ragazzi, iniziamo questo video. Allora, eccoci. Lo so che lo saprete e avete cliccato sicuramente questo video perché sarete stati un po' incuriositi su chi sono i miei coach. Io vi ho un po' spoilerato nei video passati. Qualcuno mi ha detto Matteo Picchi, qualcun altro mi ha detto altri nomi, non faccio pubblicità se non mi pagano. Oppure Lorenzo Coral. Allora, io intanto vi dico che nella mia vita ho avuto due coach, cioè un coach vero, Clemente Goglia, e poi diciamo qualche personal trainer un po' così a caso che non sapeva fare il suo lavoro. Però ho deciso di farmi seguire dal migliore in Italia per quanto riguarda il bodybuilding natural, nonché atleta natural, Matteo Marcon natural, e Andrea Scotegna. Andrea Scotegna ne sa un sacco per quanto riguarda il powerlifting e powerbuilding, è dottore appunto, come ho detto, laureato in scienze motorie e anche preparatore atletico. Invece Matteo Marcon è enorme. Comunque ragazzi, allora, per quale motivo ho deciso di farmi seguire? Allora, per il semplice fatto che io è da sempre praticamente che mi sto seguendo da solo. E a parte i programmi di power building che faccio già, perché io comunque sapete bene che faccio power building misto bodybuilding, ci sono i periodi che magari faccio più bodybuilding, quindi i carichi li dimentico un po', e poi ci sono gli altri periodi che faccio comunque, diciamo, un power building più bodybuilding, cioè vuol dire che guardo tanto i carichi, anche l'estetica, però guardo soprattutto i carichi. A parte il mio sapere, per quanto ne posso sapere io, leggendo blog, leggendo libri, guardando video, e mi piacerebbe prendere un certificato dell'ISSA, a parte il mio sapere, ho comunque bisogno, un atleta in generale ha sempre bisogno di qualcuno che gli dica tu devi fare le cose in questo modo. E finalmente sono giunto alla conclusione che se voglio aumentare i chili di massa muscolare, i carichi in qualche altro modo, perché come saprete io più o meno sono fermo sui 130-135 kg di panca, 180 di squat, ma perché poi non ho più provato un massimale, secondo me adesso sarò 190-195, stacco non ho mai più allenato, quindi sempre fermo 180, ho appunto bisogno di qualcuno, di un mentore o di delle persone che mi dicano no, tu devi fare le cose in questo modo, in quest'altro, e quindi ho deciso di affidarmi a loro, anche perché ho visto, dato che si fa anche seguire Francesco TS, ho visto un po' i loro programmi e sono davvero delle cose assurdo davvero. Usano certe metodiche che a mio avviso ho visto, cioè non ho mai visto usare. E poi tra l'altro le loro schede sono molto meno voluminose rispetto alle mie. Forse io
sì, mi allenavo un po' troppo, mi allenavo un po' come un bodybuilder, come se avessi dovuto gareggiare. Però c'è anche da dire che loro ti fanno fare pochi esercizi, ma mirati sui fondamentali, quindi panco stacco squat proprio a go go. Vi devo dire che ho incominciato anche a fare stacco e a distanza di 5 settimane la mia densità del dorso è raddoppiata. Ok, che era tanto tempo che non mi stavo allenando seriamente, adesso mi alleno anche in un home gym e quindi perciò sicuramente il mio fisico è cambiato. Però c'è anche da dire che ragazzi, alla fine i fondamentali fanno davvero tanto, tanto, tanto. Infatti vedevo Lorenzo Lari, lui non è che va a fare tutti questi complementari, fa i fondamentali, si spacca di quelli, fa qualche complementare e via. È la metodica che userò. Adesso è 5 settimane appunto, come ho detto, che mi sto facendo seguire. Vi ho già detto nello scorso video quali sono i miei macro: 350 grammi di carbo, 100 grammi di grassi e 160 grammi di proteine nei giorni on. Invece nei giorni off, 300 grammi di carbo, 120 grammi di grassi e 160 grammi di proteine. Io mi alleno 4 volte a settimana, il lunedì, il martedì, il giovedì e venerdì. Oltre a questi 4 allenamenti, che sono 2 upper e 2 lower, praticamente mi hanno messo 3 sedute a settimana di addome. Esercizi molto easy, io facevo un sacco di esercizi per variare. Mi hanno messo hollow plank, come fanno i calistenici, body crunch. Niente ragazzi, quindi io adesso, per queste 5 settimane, mi sto trovando davvero bene. Ok, che adesso ho male al ginocchio. Infatti, se non mi seguite su Instagram, non saprete per quale motivo io ho male al ginocchio. Comunque, mi sono fatto male al ginocchio ieri, perché è passata già un'ora. Ho fatto una risonanza magnetica al ginocchio per questo problema che ho. E comunque, tra qualche giorno saprò i risultati. Però vi dico che per adesso squat non lo posso più fare. Mi sono spaccato. Io non vi dico niente. Se non mi seguite su Instagram, andatemi a seguire, perché lì vi do delle news che qui su YouTube non vi darò, quindi non saprete mai per quale motivo ho male al ginocchio. In generale, le braccia le ho riprese, il petto forse non così tanto rispetto a come ce l'avevo a settembre, forse ancora un pelino la separazione della schiena la devo riprendere. E poi vabbè, per quanto riguarda le gambe, ovviamente in questa, nell'home gym dove mi sto allenando attualmente, non c'è leg extension, non ci sono macchinari, quindi a parte fare stacco, squat, sissi squat, front squat, chi ne ha, più ne, chi ne, chi più ne ha più ne metta, alla fine gli esercizi sono sempre più o meno quelli. Però non mi posso lamentare, ovviamente il mio obiettivo primario adesso è mettere massa muscolare. Quindi arrivare a 80 kg tirato, aumentare anche i carichi, mi piacerebbe arrivare a 200 di squat, 140 di panca, stacco comunque fare 200 se non di più. Ragazzi, vi volevo dire una cosa. Allora, se io comunque fossi stata una persona grassa, sarei comunque sempre andata in palestra. Anche se non avessi avuto gli addominali, sarei comunque andato in palestra perché a me piace morire sotto i pesi. Quindi il fisico che ho ovviamente è una conseguenza dei sacrifici, eccetera, eccetera, però comunque è anche genetica. Però non è che io vado in palestra per avere il fisico. Io lo faccio, vado in palestra perché a me piace stare sotto i pesi, sollevare i pesoni, morire, avere mali i giorni dopo. A me piace proprio la sensazione che ho i giorni dopo, che ho fatto magari un gruppo muscolare, non riuscire a camminare per il troppo dolore. A me piace proprio questa sensazione qua. C'è gente che va in palestra per avere solo il fisico, io invece vado in palestra perché mi scarico, è una cosa che mi piace fare, mi piace sempre spingermi ogni volta oltre ogni mio limite. Ovviamente il fisico è una conseguenza, però diciamo che non mi dispiace avere il mio fisico, ecco. Boh, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, io spero di non avermi annoiato. Adesso sapete che faccio parte del team Padre Pio, non so per quale motivo si chiama team Padre Pio, però noi ci atteniamo a Gesù Santo Cristo sceso in terra. Io direi che è 1:28 e posso andare a dormire. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video e stay tuned. Ah, ragazzi, piccola chicca. Se avete qualche idea per qualche video, commentate qui sotto e datemela. Perché in questo periodo, sapete che siamo in quarantena. Bene, qualsiasi tipo di video, anche magari fuori, scrivetemelo qui sotto, ok? Quindi commentate, commentate! E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella!